Per il momento nessuna criticità sulle risorse idriche locali, ma l'attenzione del gestore è alta, specialmente in previsione di un agosto e di un settembre che dovrebbero far registrare temperature sopra la media e precipitazioni non abbondanti o, specialmente in settembre, più scarse del solito. La risorsa sulle colline di Pistoia è nei limiti accettabili del momento. Ci sono dei problemi nella parte ovest, dei comuni ovest di Pistoia, ma a questi problemi Publiacqua sta operando affinché le difficoltà dei cittadini siano alleviate da autobotti e da altri interventi. In provincia la situazione è sotto forte attenzione, soprattutto quella di Quarrata. Per il momento Publiacqua sta gestendo le risorse degli invasi locali, Due Forre e Falchereto, cercando di risparmiare questa risorsa per le prossime settimane, ma si registrano già problemi, soprattutto nella zona collinare di Tacinaia e di Rimaggio, a causa dei danni alle sorgenti locali causate dall'alluvione dello scorso novembre. I problemi riguarderanno la parte a sud di Quarrata, anche per le complessità che si sono determinate a fronte dell'alluvione del 1° novembre. Per questo Publiacqua sta integrando con autobotti ed ha in programma di realizzare un pozzo in vista però del prossimo anno. Nel capoluogo l'invaso di gelo è tuttora al massimo invasabile, come riserva per le prime settimane di settembre. L'impianto di Selvascura al momento non ha carenze, come anche i pozzi che servono Pontelungo. La situazione quindi non necessita ancora di una forte integrazione dall'autostrada dell'acqua e quindi dal bilancino. La raccomandazione che Publiacqua fa in questo momento a tutti i cittadini è quella di un utilizzo attento e rispettoso della risorsa, perché evidentemente non, ripeto, non segnaliamo nessuna criticità particolare. Evidentemente il monitoraggio dovrà continuare fino alla fine d'agosto e a settembre riverificheremo la situazione e eventualmente modificheremo alcuni standard comportamentali sia dell'azienda che dei cittadini.